Sì, con questa mostra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha inteso celebrare tra i primi in Italia l'anno del cibo italiano 2018, promosso in collaborazione sia dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che dal Ministero per i Beni Culturali e del Turismo. Attraverso questa mostra abbiamo voluto raccontare le abitudini alimentari dei romani, una scelta che potrebbe in un primo momento apparire insolita al Museo di Reggio Calabria, che è un museo soprattutto ovviamente è dedicato alla Magna Grecia. In realtà non tutti lo sanno, ma le collezioni del museo, conservate nei magazzini e in gran parte non esposte, invece conservano una gran quantità di reperti di eccezionale interesse riferibili proprio in età romana. E per quanto riguarda il tema del cibo, siamo partiti in sostanza dal descrivere attraverso una breve carrellata, di materiali quelle che erano le abitudini alimentari dei romani, a partire dai vari momenti in cui i romani si interloquivano con il cibo durante il corso della giornata, che erano sostanzialmente lo ientaculum, cioè la prima colazione, il pranzo e la cena, sostanzialmente con degli orari molto simili a quelli attuali. Quello che era un po' diverso rispetto a oggi e che riguardava soprattutto le classi agiate, le classi aristocratiche, erano i famosi grandi banchetti che i romani tenevano per intrattenere i loro ospiti, banchetti la cui descrizione è giunta fino a noi grazie a celebri testimonianze, quali ad esempio quelle su Licinio Lucullo, che tutti voi sicuramente avrete sentito nominare, riguardo al termine stesso di luculliano, che ancora oggi si usa per indicare pasti particolarmente ricchi ed elaborati, e soprattutto il ben noto Trimalchione, nella sua cena, descritto da Petronio nel suo Satiricon. Attraverso quindi una serie di materiali che vanno dall'età repubblicana, quindi dal III-II secolo a.C. fino alla tarda antichità, abbiamo raccontato quelle che erano le abitudini alimentari, le varie fasi di approccio al cibo durante la giornata, le varie fasi del banchetto e poi, momento non secondario, il momento di passaggio alla cristianizzazione, cioè quando questo lusso legato ai banchetti, quindi agli sfarzi alimentari, viene progressivamente contestato da parte delle gerarchie ecclesiastiche, dai padri della Chiesa, penso ad Agostino piuttosto che ad Ambrogio, e nel momento in cui si decide di abbandonare questo sfarzo alimentare per ritornare un po' alla frugalità delle origini.